sono Maria Pascarella e sono candidata con la lista Città Domani 2.0 con candidato sindaco Andrea Pirozzi. In quanto new entry della lista, volevo ringraziare innanzitutto la squadra capitanata dal sindaco Andrea Pirozzi per l'accoglienza. Ho deciso di candidarmi perché credo fortemente in questo progetto in quanto guarda al futuro. E noi giovani, insieme all'aiuto delle persone più mature e soprattutto più esperte, potremo essere capaci di migliorare il nostro paese. In questa lista c'è infatti un mix tra idee nuove e giovani, unite all'esperienza e alla saggezza delle persone più grandi. In questi 5 anni di amministrazione, Santa Maria Vico è diventato il paese modello per tutta la provincia di Caserta, ma ciò non basta perché bisogna sempre puntare in alto e migliorarci. Tra i punti del nostro programma voglio evidenziarne uno in modo particolare, non perché è più importante, ma perché riguarda soprattutto la mia zona. Sono nata e cresciuta in Piazza Ragona, correndo tra la piazza e il collegio della Basilica dell'Assunta. Questa piazza a me tanto cara mi ha vista crescere e diventare ciò che sono e allo stesso tempo ho avuto modo pian piano di vederla mutare e soprattutto spegnersi. Il nostro progetto punta sull'istituire zone franche urbane con agevolazioni tributarie per l'apertura di attività commerciali. Infatti, chiunque voglia aprire un'attività commerciale non dovrà pagare alcuna tassa al comune. Con ciò non si vuole solo valorizzare e sviluppare queste zone di Santa Maria Vico, ma in un certo senso si vuole creare anche un'opportunità di lavoro per i giovani imprenditori che vogliono mettersi in gioco. Questa amministrazione è da 5 anni al fianco di ogni cittadino e con il vostro sostegno potrà continuare ad esserlo. Personalmente, il mio impegno sarà quello di farmi portavoce attiva delle istanze di ogni mio concittadino, perché credo che insieme si possa migliorare il nostro paese. Il 20 e il 21 settembre saremo chiamati alle urne. Vi invito soprattutto a recarvi a votare, perché credo fortemente che il voto sia l'arma più forte che ogni cittadino ha per migliorare il suo paese e per far valere i propri diritti. Vi chiedo di sostenerci e di sostenere quindi la lista civica Città Domani 2.0 con candidato sindaco Andrea Pirozzi.